Un cordiale saluto da Orlando Borini e benvenuti a Pianeta Sport, secondo trofeo Comune di Gattico, gara per la categoria giovanile degli esordienti del primo e secondo anno, valevole come campionato provinciale di Novara. Organizza la società ciclistica Nuovi Orizzonti. Ci troviamo in frazione Maggiate, dove sono poste le operazioni preliminari di partenza. Vediamo i ragazzi alla classica operazione del controllo rapporti. Questi ragazzi possono spingere un massimo rapporto che il 52 denti anteriore per un 18 denti posteriore. Buona affluenza di corridori sulla linea di partenza per questa prima gara. 66 piccoli atleti che hanno un'età di 13 anni e correranno sulla distanza di 35 km attorno al comune di Gattico. Percorso che misura 5 km, questa prima gara sarà da percorrere 7 giri. Terminata questa prima competizione, al via ci saranno i ragazzi del secondo anno che hanno da percorrere un giro in più confronto a questa prima gara per un totale di 40 km. Mentre hanno appena preso il via i ragazzi del primo anno. Siamo al termine del sesto passaggio, si entra nell'ultimo giro di gara e c'è un'accelerazione del gruppo. Gara che è stata abbastanza tranquilla fino a questo momento, ma quando siamo entrati negli ultimi 5 km la gara si accende. Al termine di questa gara vi saranno al via gli esordienti del secondo anno e correranno sullo stesso percorso di gara che stiamo seguendo, con la sola differenza di un giro in più, e saranno 8 giri da compiere attorno al paese di Maggiate. E siamo ormai alla conclusione di questa prima gara della giornata, riservata alla categoria degli esordienti del primo anno. Secondo trofeo comune di Gattico, che ha visto al via 66 corridori, con partenza ed arrivo a Maggiate. La gara si è svolta in circuito di 5 km da ripetere 7 volte. Mentre siamo agli ultimi 100 metri, volata di gruppo ed è Marco Corino che va a vincere. Poi Andrea Malvicino in terza posizione, Brandalese della Nuova Orizzonti che vince il campionato provinciale di Novara. Poi in quarta posizione Andrea Tiboli, in quinta posizione Mattia Munno, in sesta posizione Gabriele Mattaglia, in settima posizione Davide Ielmini, in ottava posizione Matteo Cappai, in nona posizione Mario Dutto, in decima posizione il corridore della Prealpino Novo Lorenzo. Archiviata la prima gara della giornata per gli esordienti del primo anno, passiamo alla seconda gara che vede in prima fila i corridori della Nuovi Orizzonti che sono al via con Luca Bianchetti, Marco Marini, Lorenzo Zoppis. Questi ragazzi che hanno un'età di 14 anni dovranno compiere un giro in più rispetto agli esordienti del primo anno. E dai 34 km si passa ai 39. L'edizione del 2011 ha visto la vittoria in volata di Davide Pellis del pedale chierese, che ha coperto la distanza dei 39 km in 1 ora e 10 minuti alla media oraria di 33. E siamo al momento del via. Inquadrato Antonio Marini, che ha voluto fortemente assieme al suo staff questa seconda edizione del trofeo comune di Gattico, che si sta felicemente disputando nella frazione di Maggiate. Mentre siamo a metà gara, 4 giri percorsi per un totale di 20 km. Esce dal gruppo e si porta al comando da solo il corridore della Besanese, Alessandro Bellotta. Abbiamo ormai passato la metà gara, 3 giri ancora da percorrere per un totale di 15 km. Bellotta ha un vantaggio di 20 secondi su quel che rimane del gruppo. 45 erano al via e sono rimasti poco più di 20 corridori a giocarsi la vittoria. I ragazzi hanno dato vita a una splendida gara, combattuta fin dal primo giro, e stanno andando molto forte, la media oraria è di pochissimo inferiore ai 40. Mentre il fuggitivo svolta a destra inizia per la sesta volta la parte più impegnativa del percorso, lo strappo di Maggiate.
Sull'ultimo tratto di salita escono dal gruppo due corridori, si portano all'inseguimento di Bellotta che ha la comando. Questi due corridori che inseguono sono Stefano Giannuzzi della Cardanese e Josué Mattio della Vigor. Il loro ritardo da Bellotta quando mancano 14 km alla conclusione di 20 secondi. Escono dal gruppo altri tre corridori e tentano di riaccodarsi ai due uomini davanti. E si tratta di Andrea Cervellera della Besanese, Lorenzo Zoppis della Nuovi Orizzonti e di Stefano Rossetto della Rostese. Questi tre corridori hanno un ritardo di 30 secondi su Stefano Giannuzzi e Josué Mattio, che sono in seconda e terza posizione, e di 50 secondi sul corridore al comando Alessandro Bellotta. Siamo alle spalle del corridore al comando di questo secondo trofeo Comune di Gattico, gara per la categoria esordienti, valevole come campionato provinciale di Novara. Alessandro Bellotta, corridore lombardo, da più di 10 km da solo al comando. Il suo vantaggio quando mancano 10 km alla conclusione di 15 secondi su Josué Mattio e Stefano Giannuzzo. Alle spalle di questi due corridori c'è un gruppetto di tre corridori, Lorenzo Zoppis, Andrea Cervellera e Stefano Rossetto, che hanno un ritardo dal corridore al comando di 40 secondi. Sette chilometri alla conclusione, viene raggiunto dopo 14 chilometri di fuga solitaria il corridore della Besanese Alessandro Bellotta. E alla comando si forma un terzetto con Mattio, Giannuzzo e Bellotta. Alle loro spalle, con un ritardo di 35 secondi, ci sono Zoppis, Cervellera e Rossetto. E siamo entrati nell'ultimo giro dopo aver ripreso Bellotta, allunga Josué Mattio che prende un centinaio di metri sui due compagni di fuga, Giannuzzi e Bellotta. Terminato lo strappo di Maggiate, il corridore della Cardanese Stefano Giannuzzi tenta di richiudere lo strappo che si è formato con Josué Mattio, che è al comando della gara, con 150 metri di vantaggio, mentre Alessandro Bellotta è in difficoltà e perde qualche metro rispetto ai due compagni di fuga. Due chilometri alla conclusione, Josué Mattio al comando, sta andando molto forte. Alle sue spalle, con 10 secondi di ritardo, c'è il corridore della Cardanese Stefano Giannuzzi. In terza posizione il corridore della Besanese Alessandro Bellotta, con un ritardo di 17 secondi. Mentre sullo sfondo vediamo il terzetto che insegue, e sono sempre a 35 secondi dal corridore al comando. Fanno parte di questo gruppetto Zoppis, Rossetto e Cervellera. Mentre in settima posizione è segnalato un corridore da solo, Andrea Picchetta, con un ritardo di 1 minuto e 30. Il gruppo segue a 1 minuto e 50. E ci siamo riportati sul corridore al comando, Josué Mattio, portacolori della Vigor. Svolta a destra, si entra nell'ultimo chilometro di gara, al comando sempre Josué Mattio con 10 secondi di vantaggio su Giannuzzi e Bellotta. E siamo sul viale d'arrivo, buona affluenza di pubblico per questa seconda edizione del trofeo Comune di Gattico. Gara combattutissima fin dal primo chilometro e questi ragazzi hanno dato vita a una splendida gara.
ed è Josué Matthew che va a vincere meritatamente, portacolori della Vigor, che porta a 3 le vittorie stagionali. Ora aspettiamo i due corridori che erano alle spalle del Battistrada. Lanciata la volata del corridore della Besanese Alessandro Bellotta, che la spunta sul corridore della Cardanese Stefano Giannuzzi. A 30 secondi finiscono Lorenzo Zoppis della Nuova Orizzonti, che vince il titolo di campione novarese. Poi in quinta posizione Andrea Cervellera della Polisportiva Besanese. In sesta posizione il corridore della Rostese Stefano Rossetto. Con un ritardo di 1 minuto e 23 termina la sua fatica Andrea Picchetta, portacolori del Pedale Ossolano. Siamo in attesa del gruppo che era segnalato con un ritardo di 1 minuto e 50, mentre si sta concludendo questa seconda edizione del Trofeo Comune di Gattico, ben organizzato dalla società ciclistica Nuova Orizzonti. Volata del gruppetto inseguitore, in ottava termina Marco Panero, poi Enrico Oliviero e in decima Manuel Belloni della Prealpina. Solitamente il padrone di casa è il sindaco. Oggi il sindaco è impegnato altrove e ha mandato il vice sindaco Alberto Mattacchini. Questa è una gara giovane, diciamo. Ci sono manifestazioni che sono al limite anche superate i 50 anni. Avete intenzione di arrivare a quella cifra o magari un passo più in là? Gli esordienti sono per questa, e come avete deciso di appoggiare una manifestazione giovanile di ciclismo? Con i tempi che corrono, Sicuramente la manifestazione è giovane, però sta già riscuotendo molto successo, visto anche l'edizione dell'anno scorso, che ha portato anche molta gente sul territorio del comune. Ovviamente il comune è attento allo sport per i giovani e quindi ha interesse a favorire tutte le iniziative che possono agevolare e favorire lo sport per i giovani. Di fatto anche nel comune è stato da poco, l'anno scorso, inaugurato una pista per allenamento per ciclismo o comunque sport rotellistici, che finalizzata anche a questo, a fare in modo che i giovani si possano allenare per le biciclette o per comunque altri sport stando lontano dalla strada e comunque in modo sicuro, perché in effetti il ciclismo è molto importante, sport bello, ma magari molti genitori sono preoccupati per gli allenamenti sulle strade. Noi con questo spazio nuovo e molto, molto bello abbiamo cercato di portare gli allenamenti fatti in sicurezza per quelli che si possono fare, poi sicuramente ci saranno anche allenamenti su strada, comunque una possibilità di un allenamento in sicurezza. Date l'appoggio al ciclismo, gli altri sport non sono invidiosi o vi vedete in parte uguali? Ma no, cioè gli sport vengono, ci cerchiamo di, con le poche risorse che ultimamente i comuni hanno, cerchiamo un po' di spalmarle su tutte le attività sportive. Il ciclismo può essere un modo per differenziare un po' le attività, visto che magari i ragazzi sono più tentati a seguire il calcio. Un'attività che, se fatta bene, in un modo eseguita, con un modo pulito, può essere sicuramente uno sviluppo per il giovane, come altre attività sportive. Quali sono le altre attività? Ci sono attività calcistiche e poi dopo principalmente il calcio con la Maggiatese, che è sempre una squadra di Gattico, e altre attività che vengono fatte all'interno comunque delle scuole, ma non in modo organizzato, diciamo, con squadre locali, che possono essere il basket, la scherma o altre attività, la pallavolo, comunque le attività classiche fatte all'interno delle scuole. Se non le scade il mandato, ci vediamo l'anno prossimo. Deve venire il sindaco, lo mandiamo da un'altra parte. Il sindaco in quel periodo qua è quasi sempre in ferie, allora, quindi mi sa mandiamo, che mi mette la trovata. Allora ci vediamo l'anno prossimo. No, sicuramente. Grazie ancora, tanti auguri a lei, ma a tutta l'amministrazione comunale. Grazie a voi dell'attenzione per questa manifestazione. Okay, grazie. E sulle immagini della premiazione con i due campioni novaresi per la categoria esordienti 2012, Lorenzo Zoppis e Alex Brandalese della società ciclistica Nuovi Orizzonti. Orlando Borini vi saluta e vi dà appuntamento la prossima settimana, sempre su questa rete. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.